è forte, è pazza, è fatta all'incontrario. Che noia qui in città, voglio scappare via. Allora che si fa? Cerchiamo insieme un posto come sogni tu, dove tutto è folle, non ti annoi più. Lo voglio adesso, ma questo posto esiste già. La notte va e il mondo cambierà. Facciamo festa in città e sotto sopra correrai. Insieme a noi vola la Wayside, vola la Wayside. La notte va e il mondo cambierà. Facciamo festa in città e sotto sopra correrai. Insieme a noi. Il fratello di Dana. Ragazzi, che bontà! Adoro i panini con uova sode e insalata. Vuoi assaggiare? No, grazie! Io sto aspettando il mio pranzo! Yo! Ciao, Gun! Ehi, non è il fratello di Dana? Sì, è proprio uno schianto, non è vero? Come un'autostrada deserta in un pomeriggio d'estate! Ah! Ciao, ribelle! A più! Ecco, ho finito le correzioni! È veramente assurdo che Odoraccio abbiano i compiti a casa! Gun! Quanto è carino, vero? E che aspetto virile! Eppure è capace anche di preoccuparsi di portare il pranzo alla sua sorellina! Ah. Gun! Ah? Yo! Non mi sfuggirai la prossima volta, Gun! Hai capito? La prossima volta! Signora Jules, ma di che si tratta? Quel ragazzo è un ricercato! Cosa? È venuto meno al suo dovere! Non ha terminato l'ultimo compito che gli avevo assegnato, il che lo rende il nemico pubblico scolastico numero uno! Ma signora Jules, Gun si è diplomato tanti anni fa a Wayside! Sì! Ed è da allora che sono sulle sue tracce! Davvero? E tutti gli insegnanti sono come lei? Io sto ancora aspettando quella ricerca del 48! E ora fila in classe! Ma adesso io dovrei andare in bagno! Possono scappare, possono nascondersi, ma non sfuggiranno mai al loro dovere! Dobbiamo aiutare Gun a finire quel compito! Io sarò felice di farlo, e tu, Todd? Ecco, io non lo so, dovrò guardare sul mio diario. Già controllato, sono anch'io dei vostri! Grazie! Gun è un vero ribelle! Un ribelle, eh? Se anch'io fossi un ribelle, diventerei ancora più popolare! E magari anche... capoclasse! Gun, tu non puoi passare il resto della tua vita a guardarti le spalle della signora Jules! Giusto, io! Ascolta, dobbiamo solo arrivare in biblioteca e finire quella ricerca! Siete pronti, ragazzi? Piano, mi raccomando! Yo! Myron! Svegli, ho detto! Scusa, è solo che non ti ho sentita per via di questa fantastica musica da ribelli! Myron, che stai facendo? Tu non puoi capire! Questa è roba da ribelli! Yo! Sì, yo! Hai visto? Gun sa di cosa sto parlando! Yo! Sta tranquillo, Gun, lui è dei nostri! Almeno credo! Yo! Bisogna sempre aiutarsi tra fratelli ribelli! Giusto, Gun? Oh, adesso capisco. Allora è così che si dice di sì tra ragazzacci? Ma che sta succedendo qui? Niente, presidente.
preside Kitzwater? Ma quale preside Kitzwater? In realtà io sono lo sceriffo Kitzwater. Questa sì che è una voce da duro. Sì, lo so anch'io. Scommetto che voi avete visto aggirarsi per questa desolata prateria un fuorilegge che non ha fatto i compiti, dico bene? Eppure il mio vice giudice sostiene di aver visto qui intorno quel bandito. Un vero tipaccio, tra l'altro. Ho detto tipaccio. Aspetti, voglio provare un'altra cosa. Yo, come butta oggi, capo? Dammi il 5, adesso in basso, adesso in alto. Forse andava meglio in quell'altro modo. Ah, davvero? Torno subito! Comunque voi fate sapere quel goon che lo sceriffo è sulla sua pista! Dobbiamo assolutamente aiutarlo a finire quel compito! Andiamo! Ehi! Ehi! Dove sono andati tutti? Aspetta, goon! Tu devi darmi qualche dritta! Che cosa devo fare per diventare un ribelle come te? Mi serve un tatuaggio come quello? Ecco! Shh! Arriva qualcuno! Dobbiamo portarti alla biblioteca! Wow! Anche come sale le scale è troppo forte! Aspettami, goon! Ecco, lavora qui! Maurisha, note a piedi pagina, Todd! Tu occupati della bibliografia e Myron! Allora, senti, Gun, qual è la parola che preferisci? Yo! Cibo? Cocco! Gioco o sport? Nuoto! Colore? Giallo! Per essere un vero ribelle, tutto quello che dici deve sempre finire in no? No! Ora basta con le O! Si sta facendo tardi! Inizia a scrivere, Gun! Vai così, Gun! Io intanto vado a fare pratica di ribellione nel corridoio! Yo! Ho ritrovato la pista, vice sceriffo. Tu adesso aggiralo e aspettalo al passo. Capito, sceriffo. Senta, quando parlo di passo, lei intende forse l'ingresso? Da quella parte, vicino al distributore. Oh, il ricercato? Svelta, prepariamo un'imboscata! Yo, stai forse cercando guai, fratello? Certo, io sto parlando proprio con te, yo! E tu invece, yo, eh? Yo! Oh! Wow, ho spaventato un cestino della spazzatura! Ragazzi, questo non è mica da tutti! Yo! Yo! Oh, 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 oh! Yo, vuoi forse una lezioncina anche tu, yo? No, non in faccia! Ti dirò tutto quello che vuoi, d'accordo? Tutto? Sai per caso dove si è nascosto Gun? Hai fatto, fratellone! Tutto a posto, nessun insegnante all'orizzonte! Beccato! Yo, da questa parte! Oh, mi scusi, sceriffo. Attenta, quel coyote sta scappando. Nessuno uscirà di qui senza aver assaggiato mio stufato a sorpresa. Yo, scusa, ma mi hanno fatto cantare. Yo, ma non preoccuparti, possiamo sempre rifugiarci in Messico, giusto? Yo. Ma si può sapere che cosa vai dicendo, amico mio? Che cosa? Io sto solo cercando di diventare un duro come te. Sono davvero desolato, ma non ho idea di che cosa significhi tutto questo. Ma tu hai anche un tatuaggio! Ma quale tatuaggio? È il timbro che mi permette di entrare nel mio circolo di croquette. Ehi, ma allora tu non sei affatto un ragazzo ribelle! Senti, adesso spiegami di quel vecchio compito! È stato un semplicissimo equivoco. Non ho avuto modo di terminarlo solo perché ero andato all'estero per un importante torneo di croquette. La tua fuga finisce qui, Gun! È giunta l'ora di pagare il conto per quel compito che hai saltato! Ma io l'ho finita quella ricerca! In realtà mi mancava soltanto di aggiungere un tocco finale in onore della mia insegnante preferita! Aspetta, è forse il muschio umido il mio profumo preferito? Io non ho mai corretto un compito che profumasse così bene!
Bravo! A questo punto è tutto a posto qui. Ti do A+ e naturalmente da ora non sei più ricercato. Contento? Sì! È andata bene questa volta. Aiuto! Finalmente ti ho beccato. Ma non sono un ricercato, io sono uno sceriffo ed ho anche la stella dorata. Diteglielo anche voi, biscogni. Ce l'hai fatta, Gun! Ora non sei più un ricercato. Certo, grazie, io. Aspetta, tu dici io come un vero duro. Ma certo che dico io, in realtà è l'abbreviativo per Yodana, giusto Yodana? Certo, Gun, o dovrei forse dire Gumbar. Yodana. Yodana, Dana, capisci adesso? Impostore! Ma chi si crede di essere? Come se qualcuno qui potesse veramente credere che è un vero duro! Ecco, io credo che tu qui sia stato l'unico a crederlo. Nah. E comunque se voglio piacere alla gente e soprattutto essere eletto, sarà meglio che io sia me stesso. Aspetta, e se non mi ricordassi chi sono in realtà? Chi sono io? Wow! Tu giochi veramente a croquet, Gun? È troppo forte! Davvero? Giochi a croquet? Anch'io! Anzi, è il mio sport preferito! Ora guardate come colpisco bene la palla! Oh! Sono un campione, non è vero? Oh! Ma perché scappate? Giorno di neve. Iceman chiama Cowboy. Rispondi, Cowboy. Signor Preside, ha mancato un altro salto? È questo ghiaccio, Luis. Non mi dà ancora abbastanza presa per il triplo Lutz. Lo voglio più freddo, subito. Devo finire il mio allenamento. Oh, ecco, io sarei alle prese con una piccola emergenza qui. Il termostato è sulla balaustra. Lo alzi di un paio di gradi, non oltre. Altrimenti rischierà di far saltare l'impianto. Ah, ma devo sempre fare tutto da solo? Anche lei tutta quella neve? Quale neve? Io mi sono soltanto ricordata che adesso devo andare a una riunione molto importante con i miei colleghi. Allora, chi farà da capoclasse mentre sono via? Io! D'accordo, Myron, allora nomino te. Ma ricorda, non perdere il controllo della situazione. Non c'è nessun problema. D'accordo, adesso sono io il capo e voi mi dovete obbedienza. Chiamatemi Sire. Ecco, chiedo scusa, Vostra Altezza. Non c'è bisogno di essere così formali, basterà Sire. Certo, Sire. Non dovremmo fare qualcosa per tutta quella neve? Davvero un'ottima domanda, suddito. No, voglio dire, studente. Ora, in quanto vostro sovrano, senza paura vado ad indagare. Myron! La 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 la, che stai la facendo? La la, guarda che la si apre il lucernario, la la, tutta quella la la neve cadrà dentro! Visto? Niente di cui preoccuparsi! No, aspetta! Oh, oh no! La porta si è congelata! Che facciamo adesso? Finiremo tutti assiderati! Ah! Non preoccupatevi, sudditi! Voglio dire, popolo! Io sono il vostro re e sarò io a salvarvi! A proposito, signor Jules, devo purtroppo farle presente che il ghiaccio non è l'ideale oggi. Quindi è meglio evitare passaggi spettacolari. È evidente come alcuni diano il meglio con il ghiaccio non all'altezza. Ma non io! A me serve più freddo! La porta è bloccata dal ghiaccio. Noi non usciremo mai di qui. Davvero? L'ho detto anch'io un minuto fa. Ho un'idea. Costruiamo dei rifugi e prepariamoci al peggio.
Per peggio vuoi dire che potremmo saltare il pranzo? Oh no! Qualcuno ha una merendina, un frutto, magari anche della verdura? Ehi, un pupazzo di neve! Come vostro sovrano, io vi ordino di prepararci al peggio, costruendo tanti pupazzi di neve come questo che possano tenerci compagnia! Andiamo! A me piaceva molto più la tua idea, Todd. Ora costruiamo un rifugio per noi due soltanto! Non lo trovi romantico? Ecco, Mauricio, qui non c'entra il romanticismo, ma la sopravvivenza! Tu hai sempre una scusa pronta, ma adesso ti farò vedere io come sopravvivere! Mauricio, guarda che io sto solo cercando di ricorrere al buon senso! Ah! Tienitelo pure il tuo buon senso! Qui bisogna solo entrare in azione! Chi è con me? Io sono pronto, Mauricio! Ma certo! Ehi, ma dov'è Eric, Eric? È lì vicino a Todd, Eric! Grazie tante, Todd! Senti, noi dovremmo prepararci insieme. Questo vale per te. Ma nel mio mondo chi vuole davvero sopravvivere non si prepara. Entra in azione. Coraggio, ragazzi, adesso buttiamo giù quella porta. Azione! Oh. Ecco, sto con te, Todd. E dov'è Myron? Coraggio! Fedeli pupazzi di neve, seguite il vostro re! Un, due, tre, quattro! Un, due... Io credo che sia impegnato adesso. Allora vuol farmi vedere qualcuno dei suoi famosi passi, signor Kitzwater? Non è ancora abbastanza freddo. Devo abbassare la temperatura. Stupido termostato! Oh oh! Io ho tanto freddo! Io sono tanto stanco! Io ho tanta fame! Ah, non è giusto! Loro sono così preparati! Ma noi siamo quelli che entrano in azione! Noi meritiamo ben altro! Coraggio, ragazzi! Adesso prepariamoci a prenderci tutto quello che ci serve! Azione! La 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 la! Oh, oh no! Ci stanno attaccando! Ora fatevi valere, miei sudditi! Proteggete il vostro re a tutti i costi! Si può sapere che stai facendo? Senti, noi non staremo soltanto a guardare come voi altri! Ma noi abbiamo costruito un rifugio e preparato la cena del ringraziamento! Volete carne bianca o carne bianca? Carne bianca, grazie! Noi siamo preparati e voi siete soltanto corsi a spiaccicarvi contro la porta! Quello si chiama entrare in azione, Todd! Così! Azione! Ehi, vorrei farti notare che quello era il nostro igloo! Dana, è arrivato il momento di preparare un fortino! Presto, voglio anch'io un fortino! Senti, io avrei un'idea. Perché non li buttiamo fuori da lì e non ce lo prendiamo noi? Ecco! Questo sì che si chiama usare la testa! Azione! Esci dal nostro fortino, Todd! Cosa? Senti, questo è il nostro fortino, è chiaro? A noi piace essere sempre preparati! Oh! Si tratta sempre di te, di te, di te, non è vero? Se tu avessi deciso di sopravvivere come me invece che con quegli altri, adesso non avremmo questo problema! Che cosa? Guarda che si tratta solo di te! No, di te! Di te! Di te! Di te! Di te! Di te! E se adesso vuoi l'azione, vuol dire che te la darò io! Azione! Basta! Ma che volete fare? Così ci distruggerete tutti! Ha ragione. Guarda che disastro. Non stiamo certo aiutando la nostra classe. Ma quale classe? Io non stavo mica parlando di voi. Io stavo parlando dei miei amici di neve. Oh! Non stanno facendo altro che sciogliersi da quando sono andato a sbattere contro quella specie di orologio appeso al muro.
Non è un termostato. Urrà! Allora alziamo la temperatura. Vorrei tanto aiutarvi, ma io non so proprio come funziona quello strano aggeggio. Myron, questo serve a controllare la temperatura nella classe. Guarda. I miei amici, tornate qui! Non lasciatemi solo! Io sono il vostro re! E vai così! Scusa per come mi sono comportata, Todd. Comunque io volevo solo aiutare. Anche io. Sai, in fin dei conti oggi è stato Myron quello che ci ha salvati tutti. Sul serio? Ma io ho perso tutti i miei amici di neve! Tranne questo strano coso arancione. Grazie, amico. Non ce l'avremmo mai fatta senza di te. Adesso sei veramente il re della neve! Sì! Finalmente il ghiaccio ora è davvero perfetto! Luis, è normale che la temperatura si alzi così in fretta? Soltanto se qualcuno ha toccato uno dei termostati. Sarà meglio che nessuno si azzardi! Pista, ragazzi! Yeah-ho! Il mio triplo Roots è stato perfetto! Un tempismo perfetto per la mia lezione di nuoto! Luz!